200.000 euro frutto della partecipazione a un bando del Ministero dell'Istruzione. Con quelle risorse l'ente provincia di Isernia potrà finanziare ulteriori interventi tesi a garantire il distanziamento e quindi la didattica in presenza nei plessi scolastici di competenza. Nel capoluogo in programma il ripristino dell'arena esterna dell'ITIS Mattei. In tempi di pandemia, in cui l'aggregazione in spazi interni è limitata, sottolinea il presidente Ricci, la struttura diventerà una risorsa non solo ai fini delle attività scolastiche, ma più complessivamente per la città e la stessa provincia. Con una quota parte dei fondi di cui detto, a Venafro previsti interventi agli impianti sportivi dell'ISIS Giordano. Lavori di ripristino interesseranno anche gli edifici scolastici dell'ITIS e dell'alberghiero di Agnone. Ecco, tutta una serie di interventi che si inseriscono poi in una programmazione complessiva che sta andando avanti. Stanno riprendendo i lavori al Fermi per poter completare quell'intervento che sarà un fiore all'occhiello per il nostro ente e che prevede appunto una ristrutturazione con adeguamento sismico di quell'edificio scolastico, e stanno anche per iniziare i lavori sul secondo blocco del magistrale, del cuoco. La procedura di aggiudicazione si è conclusa in questi mesi, stanno perfezionando l'iter con la verifica dei requisiti e la stipula del contratto, dopodiché potremo iniziare i lavori che consentiranno anche su quell'edificio scolastico di completare tutti i lavori di messa in sicurezza. E poi abbiamo la prospettiva importante, che è quella ancora di intervenire sugli altri edifici scolastici della provincia, e per noi una priorità su cui siamo molto concentrati è anche il Mannuppella, su cui programmiamo, siamo in graduatoria presso il Ministero dell'Istruzione, di effettuare i dovuti interventi, come anche sulle scuole di Agnone. Insomma, c'è tutta una programmazione che stiamo portando avanti, con le risorse disponibili ovviamente, ma con la massima celerità e con un raccordo sempre costante con i dirigenti scolastici.